La tradizione può incontrare la tecnologia? Play Digital va alla scoperta dei sistemi a disposizione della Marina Militare Italiana. Le navi della Marina Militare Italiana sono la sintesi del concetto tecnologia e tradizione. Questa è nave Taon di Revel, la nave più moderna della Marina Militare Italiana e la nostra massima espressione tecnologica. A prora dell'unità abbiamo ereditato dagli antichi romani una tecnologia all'epoca già avanzata, il rostro. Il rostro ha la funzione di incrementare le prestazioni di velocità dell'unità stessa. Questo è l'IRT, sistema di telecamere multisensore che controlla 360 gradi intorno alla nave. All'interno della plancia troviamo il cockpit, uno strumento attraverso il quale l'unità è in grado di gestire tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'unità ed eseguire la condotta della navigazione. Questo tipo di unità è pensata per svolgere compiti di natura militare, ma soprattutto può essere impiegata in operazioni di soccorso alla popolazione. La presenza di questi container consente all'unità di modulare e modificare la sua configurazione in base al tipo di missione assegnata. La nave è alta quanto un palazzo di 4 piani. È lunga quasi quanto 2 campi da calcio. La velocità massima è di 32 nodi, pari a quella di un leopardo. Ha un bassissimo impatto ambientale in quanto è dotata di sistemi propulsivi che riducono notevolmente le emissioni. Anche per le comunicazioni interne utilizziamo apparecchiature di ultima generazione. Prova rete, anche per me è forte e chiaro. Siamo impegnati con la certificazione e le prove di collaudo del ponte di volo. Noi piloti della Marina siamo in grado di appontare su tutte le unità navali dotate di un ponte. Questa nave è stata costruita interamente in Italia. È entrata in linea da pochissimi mesi ed è in corso l'addestramento per raggiungere la piena capacità operativa.